Lo abbiamo conosciuto con delle vere e proprie hit come Arsenico, Vienimi a ballare, Ora e tante tante altre canzoni. Il 26 di maggio è uscito il suo nuovo singolo Mi piace molto, in contemporanea anche con l'album Romantico. È insieme a noi Aiello, benvenuto. Ciao, grazie mille dell'invito. Come stai? Tutto bene? Molto bene, molto bene. È un bellissimo momento di ripartenza, di riaffaccio e di condivisione di musica nuova, quindi alla grande. Bene, io voglio partire immediatamente dal tuo album perché mi sono piaciute tantissimo le parole, adesso le vado a leggere, che hai detto: facile essere un cupido qualsiasi quando devi solo tirarle quelle frecce, ma raccontare l'amore, quelle frecce devi averle provate sulla tua pelle. E quindi essere romantici non è un segno di debolezza, ma un atto di vero e proprio coraggio e godimento. Questo è il senso dell'album? Esattamente, questo è il punto di partenza e anche di arrivo di questo percorso di un anno e mezzo. In realtà molto è partito anche dai miei fan, che in maniera carina mi dicevano sempre che in qualche modo ero stato il cupido delle loro storie, no? Okay. Però io onestamente non mi sentivo e non mi sento solo uno che che le ha date, ma che le ha anche prese quelle frecce, con tutto quello che ne comporta, nel bene e nel male, e mi andava di raccontarmi, soprattutto di riscoprire un lato di me che avevo silenziato, almeno nelle mie relazioni personali, da un po' di tempo, che è appunto il lato romantico di me e che credo che ognuno di noi abbia, ma che spesso lo silenzia per X ragioni. Ok, è un album che ha in sé un bel po' di tracce, tra l'altro vede anche delle bellissime collaborazioni con Gaia e anche Alessandra Amoroso. Io però adesso mi voglio concentrare anche su il singolo, Mi piace molto. È una canzone che ha sonorità estive e quando l'ascolti ti viene proprio da liberarti. È una canzone che sprigiona la magari necessità anche di avere un amore, ma di sapere che nel momento in cui magari non c'è la presenza fisica, uno riesce ad andare avanti lo stesso. Esattamente, esattamente. È un pezzo che in realtà non nasce per l'estate, è nato poi rispetto all'uscita del disco, ci sembrava giusto, come dire, accendere una luce in più su questo pezzo. Mi è divertito molto scriverlo e anche in fase di produzione mi divertiva l'idea di provare a fare un esperimento, cioè far incontrare Lenny Kravitz con Rino Gaetano, ovviamente con tutta la devozione per entrambi, soprattutto per Rino Gaetano, di cui io sono profondamente fan. Però è un pezzo molto sensuale, erotico per certi aspetti e poi anche molto largo, perché ha questo ritornello in cui veramente in maniera liberatoria dico che tutta la notte, cioè il piacere di fare l'amore tutta la notte, di risvegliarsi e poi capire se il giorno dopo sta insieme o meno, e poi una serie di cose che appunto mi piacciono molto. La presa di coscienza che la vita va avanti anche se non ci sei tu, però se ci fossi tu sarebbe molto meglio. Sarebbe tutto più bello, certo. Ecco, ritornando anche ai due pezzi citati prima con Gaia e anche Alessandro Amoroso, com'è stato lavorare in coppia con queste due artiste? Molto bello sia con Gaia, che la conoscevo, siamo amici, ma la conoscevo soltanto appunto fuori dalla sfera professionale, no? Ci siamo incrociati più volte, quindi, però mai studio insieme, ed è stata una bellissima scoperta, molto professionale, molto attenta. Volevo quel tipo di voce per questo pezzo, che è l'unico urban latin del disco, Non ti vado via, e lei era perfetta ed è stata perfetta. Con Ale è un discorso un pochino diverso, perché c'è un rapporto un po' più particolare che ci lega da un po' di anni, e in realtà è nato anche in maniera originale questa collaborazione, perché mentre con Gaia l'ho scritto, ho detto: Gaia, guarda, c'è questo pezzo, ti va? Lei tutta presa bene, subito sì. Con Ale eravamo ad ascoltare delle mie demo una notte davanti a questo stereo, e lei si è commossa davanti, ma ascoltando punk, prova a non chiamarmi, e le ho detto: perché? E lei fa: perché sto pezzo mi piace troppo, lo vorrei provinare, ti va? E quindi ho detto io: se Alessandra Amoroso vuole provinare un pezzo, chi sono io per dirle di no? E quindi giustamente, qua. Giustamente anche, che tra l'altro questo è il pezzo ballad del disco. Esatto, è il pezzo più, diciamo, malinconico e il lettone del disco. Bene, tra l'altro, partendo dall'album Romantico, arriverà anche il Romantico Tour. Ci hai sempre abituato a grandissimi spettacoli durante le tue date. Beh, intanto dove ti potremo vedere e che cosa ci dobbiamo aspettare una volta sotto il palco?
Allora, come sempre, per me il live è il momento più bello di questo dell'anno, ma anche è il lato più bello di questo mestiere. Al di là della fase creativa, poi quando vai sul palco e incontri le persone che si sprigiona tutta l'amore e la gioia di fare questo lavoro. Il tour parte il 1° luglio da Napoli e si muoverà per una serie di tappe estive. Riscaldiamo i motori in estate per poi proiettarci in novembre e dicembre nei club d'Italia da nord a sud. Ovviamente suoneremo il primo disco ex voto, Meridionale il secondo, e ovviamente portiamo Romantico. Come sempre, piena libertà di cantare, piangere, ridere, saltare, spogliarsi, sudare, abbracciarsi, la qualsiasi cosa. Quest'anno mi piace invitare, anche se non ce n'è bisogno rispetto a quello che ho visto nel mio tour passato, quello che fanno le persone, per fortuna. Però quest'anno io mi sto focalizzando su una richiesta precisa: voglio che le persone vengano a cantarmi la loro vita in faccia, esattamente come lo faccio io. Voglio che gli altri lo facciano con me, senza nessun tipo di filtro e di freni inibitori. Beh, molto molto bello e sicuramente ci farà un sacco piacere rincontrarci anche magari dopo il tour e capire com'è andato effettivamente. Assolutamente sì, con piacere. Per quanto riguarda progetti futuri, stai già lavorando magari è appena uscito, lo so, ma un nuovo album, c'è un qualcosa che non hai messo in questo ma che magari potremo trovare nell'altro? Progetti anche che magari riguardano a festival, può essere Sanremo come magari tanto tanto altro. Guarda, in realtà è divertente perché apparentemente uno dovrebbe dire, ovviamente no, è appena uscito un disco. In realtà questo mestiere, da un certo punto di vista, ti chiede, mentre già tolto, cioè mentre condiviso, ti chiede già della cosa nuova, anche per questi tempi così veloci. Nel mio caso, in realtà, mi viene proprio naturale che continuo a lavorare e a scrivere dei pezzi nuovi. Quindi sì, sto scrivendo delle cose comunque nuove. Rispetto al festival, fino a qualche tempo fa ti avrei detto mai più, perché è stata un'esperienza veramente molto troppo intensa. Invece io inizio a pensare, a credere che ci ritornerò prima o poi, non so se quest'anno, se l'anno prossimo, se fra 2 anni, fra tre, però non escludo un ritorno. Non è un pensiero attualmente, onestamente, perché penso a condividere questo disco, a portarlo in giro e a scrivere musica nuova. Dove andrà questa musica nuova non lo so, però nel frattempo non riesco a frenare. Se ho l'istinto e la voglia di mettermi al pianoforte, lo faccio senza troppe pippe mentali. Perfetto, e comunque insomma ci hai dato delle belle informazioni, la porta è semichiusa ma non chiusa per quanto riguarda Assolutamente, il no, 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 no. Festival di Sanremo. È diciamo che è tendenzialmente aperta, non mi do dei tempi, ecco. Prima la escludevo, adesso penso che potrebbe assolutamente ritornare, magari fra uno quest'anno, fra 5, fra 10, alla vecchiaia per salutare la carriera, non lo so, però non lo escludo più. Va bene, ti ringrazio, è stato un immenso piacere far due chiacchiere insieme a te, ti auguro ovviamente una Grazie grandissima fortuna e ci risentiamo presto. a te. A prestissimo, Ciao! bacio.